sponsored by Linee Lecco, da sempre in moto verso il futuro. LineeLecco.it. Impresa Valassi Fermo e Franco, l'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como. 340 22 45 235. trevahome.it. Allora, mister, quando ho visto la formazione con quei 4-5 cambi, adesso non ho riguardato, insomma, mi sono un po' preoccupato perché la formazione è completamente diversa da quella di Vercelli, invece Zironelli l'ha risolta. No, non l'ha risolta. Zironelli, ho messo i giocatori che comunque Lacti e Graia non c'erano forzatamente, quindi era giusto cambiare. E ho valutato di far giocare i giocatori che in settimana ho visto meglio, da Nando a Tordini a gli altri, insomma, stavano bene. Ero abbastanza sereno, però non pensavo così bene, perché da continuare a giocare laterale, a avere queste verticalizzazioni qua, mi ha fatto piacere, perché ci abbiamo lavorato e insomma avete visto che siamo andati sempre là spesso, è stato bello, però dobbiamo avere un profilo basso, perché sulle palle alte, nei corner, non l'abbiamo mai presa e bisogna mettere a posto delle cose. E siamo stati belli, compatti comunque, nonostante il Legnago è una squadra che ha delle qualità e comunque l'ha fatto vedere sullo 0-0, perché ha sfiorato 2-3 volte la traversa, insomma, soprattutto sui calci d'angolo è stato pericolosissimo, e lì dobbiamo migliorare sulla concentrazione quando c'è la palla ferma. Nel momento in cui muoviamo la palla, noi siamo molto concentrati e sappiamo cosa fare, i ragazzi l'hanno fatto vedere e non abbiamo rischiato praticamente niente a livello di azioni. Quando la palla si ferma dobbiamo essere svegli. Però poi bene tutti, nel senso generale, anche chi è entrato, eccetera. Ho cercato di dare minutaggio un po' ai nuovi, anche se magari meritava un po' qualche minuto, anche qualche giovane, però la partita non era proprio bella chiusa. Dopo, alla fine, ci siamo un po' rilassati, però Legnago ha mollato poco. E niente, non abbiamo fatto niente perché è la prima vittoria, però dobbiamo lavorare su determinate cose che non mi sono piaciute, però a livello di atteggiamento ho visto un cambiamento, una compattezza e poi in un momento in cui riuscivamo a ripartire siamo veramente ripartiti con tanta gamba, e questo mi fa ben sperare, perché sta uscendo fuori il lavoro. Di solito, come dico sempre, le mie squadre devo tenere duro settembre, perché proprio è dai mesi da ottobre, novembre che poi partiamo, però sono contento perché anche i giovani, i vecchi si stanno integrando bene e si stanno compattando, e questa è la roba più importante, ma è la roba importante anche chi non gioca, perché quando la squadra vince è anche merito di chi non gioca, di chi tiene gli allenamenti a un livello alto, e quella è la roba fondamentale. Quindi contento di questo, contento per i tifosi, perché ci meritavamo finalmente, non dico una goleada del genere, però una vittoria, perché comunque nelle due partite che abbiamo perso non mi è sembrato che fossimo talmente inferiori da poter perdere, però ci sta e si va avanti, però teniamo un profilo basso perché non abbiamo fatto niente e dobbiamo continuare a mettere questi mattoncini, e dopo se ne parlerà più avanti. Matteo Bonacina. Sì, mister, non ti è piaciuto solamente l'atteggiamento, quantomeno l'efficacia sulle palle inattive, o in quella prima mezz'ora, almeno nel parso, ci sta anche un po' di distanza tra... Sì, eravamo un po' lontani, però dopo ha fatto un buon lavoro Fernando, che ha messo giù un sacco di palloni e gli ripartiva sia Yoko che Tordo, e hanno fatto un grandissimo lavoro loro due su Fernando, e si sono trovati bene, perché
Poi la differenza l'hanno fatta anche Luca e gli esterni, perché sono venuti da lì, gol anche. Il secondo di Tordini, abbiamo fatto delle belle ripartenze con i quarti che andavano praticamente sulla linea di fondo e mettevano la palla dentro. Però bisogna continuare così e non esaltarsi, non demoralizzarsi per qualche passo falso, ma continuare a lavorare su questo aspetto e migliorare sotto il piano del gioco, perché potevamo gestire un po' meglio la superiorità numerica. Fiorenzo, la donna. Sì, mister, io ho visto due uomini su tutti, ci tocca parlare anche dei singoli qualche volta, Masini e Tordini. A parte i due gol, Tordini ha fatto una partita, francamente, io non lo conoscevo così. E Masini invece sì, ed è stato veramente su alti livelli, col suo pensiero. Sì, sì, no, neanch'io non lo conoscevo Tordini, è merito del direttore che l'ha saputo prendere da Novara e insomma l'avete visto, non è che devo dire io, deve stare sereno, tranquillo, ha dato una mano alla squadra, gli ho detto fino al primo tempo che aveva fatto due gol, che doveva dare una mano e ha continuato a darla, vedete che è un ragazzo tanto generoso quanto qualitativamente importante, però deve anche lui fare i suoi passi, però ha dimostrato di essere pronto nel momento in cui non aveva mai giocato a Tordino e l'ho buttato dentro perché se lo meritava, ha fatto due o tre settimane che va più forte degli altri, di tutti gli altri, e quindi anche se è un 2000 è giusto che giochi. 2002. E poi si è visto, quando uno va forte e tiene il livello senza montarsi la testa, certo. È una bella cosa. Masini invece lo conoscevo. Masini lo conosco e so che mi può dare molto anche da mediano, è molto perpetuo, voleva buttarsi anche sulla fascia con un dato, cioè tante volte è troppo generoso, però a livello di recupero a palla lui e Pippo oggi molto bene, dai, non avevo ali di Munno, ma è arrivato anche lui da poco, era difficile buttarlo nella mischia lì in mezzo perché comunque Laurenti, Giacobbe, è una squadra che comunque ha qualità, Iabre, e sicuramente sarà un osso duro il Lignago, non è stata una partita semplice, l'abbiamo fatta diventare, però siamo stati bravi. Però non dobbiamo trasullarci su queste cose qua, come ripeto, cerchiamo di volare bassi e di tenere un profilo giusto, senza esaltarci, però piano piano con la nostra costruzione, con la nostra autostima, perché questi risultati fanno autostima, creano entusiasmo silente dentro il gruppo e quindi è una cosa fondamentale. Perfetto. Enrico Pozzoni. Sì, buonasera mister, sempre rimanendo sui singoli, una buona prova anche da parte di Zambataro che ha iniziato forse un po' in ombra, poi però è cresciuto cammin facendo, come giudica la sua? Sì, l'ho tolto perché era ammonito, lui e Ricci, ho preferito non rischiare niente dal momento in cui eravamo in vantaggio 3-0, però adesso al di là dei singoli, cioè la difesa è stata perfetta, è passato poco niente, e centrocampo, l'attacco, insomma, Pissardo, sono stati tutti bravi, meritano tutti un voto superlativo perché non era facile comunque venire da due stop che giravano le scatole perché sappiamo tutti che non avevamo fatto male, però era difficile comunque reagire, tenere, sai, il gruppo, perdi al 90esimo su rigore. La prima del campionato può essere una mazzata forte, invece sono stati bravi a reagire, questo sono veramente contento. Vuol dire che c'è del carattere dentro nel gruppo e c'è una forza importante sia dai vecchi che dai giovani. Davide Tagliabue da Zoom, mi senti? Bloccato. Roberto Frigerio, dovete attivare l'audio. Grazie. Davide è bloccato, immagino, pensa che c'è qualche problema.
Intanto se avete altre domande. Sì, una cosa, mister, su un giocatore in particolare che ha passato mezz'ora a sentirle su poi un asset bello ed è Mastroianni. Sicuramente innegabile il fatto che si sia sempre disimpegnato abbastanza bene alle amichevoli, poi la condizione chiaramente per uno così era più là, però comunque direi che bene o male quello che chiede a lui Petrovic è anche di allargare un po' le maglie della difesa e messo dentro una palla non facile, poi per uno che è un centravanti di solito l'aria la va riempire. No, lui e Petrovic stanno facendo fatica e quindi io ho cercato di far giocare quello che stava meglio e avevo visto i Mastroianni è quello che stava meglio, però sì, hanno il fisico diverso dagli altri e fanno un po' più fatica, però Nando ha fatto un lavoro sporco impressionante e quindi è un giocatore che aveva delle richieste, però ha preferito rimanere a Lecco e questo va sottolineato e di conseguenza è un giocatore che ci darà una grossa mano, perché gli dico sempre che è troppo generoso, perché tante volte potrebbe girarsi, tirare, ma preferisce mandare dentro il compagno. Ha fatto anche un grande assist di tacco, adesso lo ricordo, a Tordini, che poi mi sembra che ci sia stato lì l'arbitro fischiato contro il rigore, che sì, probabilmente non c'era, però ha fatto un grande lavoro lui e Simone, che anche lui, nonostante non abbia la fisicità di Mastro e Petro, però lui ha delle gambe importanti, è come se fosse un giocatore di 90 kg, perché ha veramente della muscolatura grossa e probabilmente ci vuole un po' di più tempo, però aveva già la gamba diversa da 15 giorni, 7 giorni fa, vi siete resi conto, insomma. Si è visto. Era più dentro la partita, mi sembra. Anche Simone era più dentro la partita. Sì, 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 no, ma siamo stati bravi nel servirli bene, cose che non avevamo fatto nelle altre partite, ma ve l'avevo detto, non è che nascondo delle cose lampanti, cioè se parla del calcio e quando bisogna dire la verità si dice la verità. La verticalità oggi l'abbiamo sfruttata. Sì, che la scorsa stagione mister abbiamo visto fino a marzo un Lecco arrembante in casa e un po' appannato in trasferta, quindi dato che più o meno la stagione è cominciata in questi termini, che cosa occorre secondo lei per sbloccarsi mentalmente fuori dalle mura? Ma no, io credo che sia un discorso di continuità, di lavorare bene negli allenamenti, di trovare la condizione veloce, perché comunque facciamo degli allenamenti che la condizione la trovi, perché sono sempre intensi, quindi se tu vai forte entro 15-20 giorni riesci a trovarla. Ormai sono 40 giorni, avete visto che nel momento in cui andiamo fuori forte i difensori vanno a nozze, perché c'è un grande lavoro delle punte e dei due centrocampisti, e quindi le palle che arrivano non sono semplici da leggere, però hanno quell'esperienza che ci permette di farlo e stanno tutti bene. Adesso cercheremo di portare a livello i nuovi, Seljak, Galli. E per quanto riguarda la tua domanda dell'anno scorso, non lo so, mi sembrava che fossero un po' corti. Quest'anno non credo ci sia questo problema. Allora Luca, direi bella prova la tua, continua. Direi su tutti i 90 minuti, quando avete, diciamo, c'è stato un Lecco prima della mezz'ora che si è dovuto un po' trovare in campo e un Lecco dopo la mezz'ora, e direi che il gol che sei riuscito a segnare, tra l'altro il secondo qui a Riga Monticeppi, ti ripaga anche di forse un po' dei primi 6 mesi dell'anno scorso in cui hai avuto qualche difficoltà. Sì, per quanto riguarda la partita, all'inizio sì, abbiamo fatto un po' fatica perché loro erano molto aggressivi, cosa che comunque sapevamo già, e abbiamo preparato un po' la partita per prenderli alle spalle ai difensori, quindi qualche volta mettere palla lunga per gli attaccanti oltre la linea difensiva. E sì, inizialmente magari abbiamo fatto un po' di fatica ad adattarci alla partita, però poi secondo me è venuto fuori quello che appunto abbiamo preparato, quello che volevamo, insomma la partita che
che volevamo fare. Siamo stati bravi, secondo me, a sfruttare le occasioni che abbiamo creato. Per quanto riguarda invece la mia prestazione, sì, sono contento. Ho cercato di fare ciò che mi chiedeva il mister in fase di possesso e non possesso. Poi anche per il gol, insomma, una soddisfazione un po' personale. Poi contento anche che abbia un po' chiuso la partita e gli ultimi minuti, gli ultimi secondi praticamente, ci siamo almeno rilassati un po'. Faccio un secondo Davide Tagliabue, che prima c'era un sì. Problema. Prego. Eccoci, buongiorno Luca. Allora, ciao. Grande prestazione, maglia da titolare, insomma, sei proprio coinvolto in questo nuovo letto, in questo progetto di Zironelli. Sì, sono contento perché la mia volontà era quella di rimanere qui e l'ho detto subito alla società, al mister. Quindi sono contento, ce la sto mettendo tutta io per impegnarmi in allenamento, per dare il massimo nelle partite, per fare quello che so fare e magari... imparare un po' dagli errori passati, ad esempio l'anno scorso, e cercare quest'anno di fare qualcosa in più. Grazie mille. Perfetto. Prego. Marcello Villani. Era proprio quello che ti volevo chiedere, il fatto non è mai facile tornare nella piazza in cui innanzitutto si vive, poi si era stati e si era andati via e si è tornati. Come sì, l'hai affrontata? Sì, l'anno scorso, non nascondo che anche l'anno scorso la mia volontà era quella di rimanere qui, però ho capito che avevo un po', diciamo, deluso le attese, forse qualche prestazione per colpa mia sicuramente anche, è stata al di sotto di quello che tutti si aspettavano. Sono andato via, un'esperienza comunque poi mi è servita, ma appunto, come ho detto, sono tornato con la voglia di rimanere, senza poi pensare a quello che è stato, mettendocela tutta e cercando di aiutare la squadra e di essere utile. Ci sono altre domande? Sì, su una cosa, si vede che comunque i tuoi compagni ti vogliono bene, perché comunque io ho detto sul 4-1 magari sai l'esultanza un po' più, invece sono arrivati proprio tutti, sarebbero partiti alla panchina, penso li abbia fermati il quarto uomo. Sì, no, sono contento anche per questo, sì, ho un ottimo rapporto con i miei compagni, ma anche l'anno scorso quando sono andato via con loro mi sono sempre trovato bene, alla grande, anche questo è uno dei motivi per cui è prevalsa la mia voglia di rimanere. Ci dice una cosa su Moleri, dove ti ha salutato. Mi ha salutato, sì, con Moleri. È uno, come ha detto lui, uno dei pochi poi veri amici che si incontrano nel calcio. Con lui ho parlato a lungo di questa sua situazione. Sono, diciamo, mortificato per quello che per la scelta ha dovuto prendere, però d'altra parte sono anche contento per lui, perché adesso lo vedo sereno, si è liberato secondo me un po' di un peso per quell'infortunio, e comunque ci sentiamo praticamente quasi tutti i giorni con lui, quindi rimarrà sicuramente un grande amico. Mezz'ora di come dire, imprecazioni per trovare le misure, e poi siete andati per 60 minuti alla grande, tranne un po' quando il mister vi ha richiamato gli ultimi 10 minuti, forse era calata un pochino la concentrazione, poi l'avete ritrovata anche abbastanza in fretta sigillandola, diciamo, ma comunque sul 3-1 poi avete chiuso tutti i vari. Sì, sai cosa, forse vabbè, nel calcio ci sono anche gli avversari, la prima mezz'ora sono partiti anche bene gli avversari. Abbiamo capito, a differenza forse della partita precedente, quello che dovevamo fare in questa situazione per cercare di incidere e far male anche noi. E probabilmente oggi era la verticale, perché
viste le prime due volte che riusciva e veniva bene, e vuol dire che abbiamo capito, se non altro abbiamo avuto l'intelligenza di capire quello che dovevamo fare e l'abbiamo fatto anche bene quello, perché sennò non fai tre gol, quello non viene a caso. E quindi poi, ecco, come hai detto te, sì, si è presa la misura, quella misura. Bello sentire, immagino, anche i tifosi che ti acclamavano quando partivi, insomma, 20 minuti andare, 20 metri di scatto per andare in contrasto all'80esimo sotto gli istinti. Sì, vabbè, quello è comunque una cosa che il gioco del mister richiede, il fatto di marcare riferimento in avanti, e se il mio riferimento in quell'occasione era 20 metri avanti, quindi la situazione lo richiedeva, e poi tornare allo stadio con i tifosi è tutta un'altra cosa, tutta un'altra carica, e è anche un'emozione diversa. Marcello Villani. Sai chi era Lele Oriali? Sì. Non voglio fare paragoni. No, anche perché. Però la vita da Miliano, tu fai tanta quantità, a volte non ti si vede, non ti vedono, io ti ho visto invece, c'eri. Sì, cerco di interpretare al meglio più che altro quello che richiede la situazione, perché oggi probabilmente la fase di impostazione dal basso veniva un attimo meno, perché se loro vengono forti nel tuo riferimento, verso di noi, nei riferimenti nostri, è normale che il centrocampo probabilmente debba fare un gioco diverso. Oggi probabilmente la partita richiedeva questa cosa che intendi anche te, e quindi credo che ci voglia anche quella cosa lì, quell'intelligenza di capire la situazione, di adattarsi. A 27 anni ormai l'ho capita. La piena maturità, si dice, no? Sì, la piena maturità di un giocatore, penso che... Poi a me piace studiare il calcio, mi piace, domani voglio allenare, quindi è una cosa che... mi pongo come obiettivo di capire prima certe situazioni, e magari quella cosa torna utile un po' in campo, un po' per me, un po' per chi ho di fianco, perché magari i più giovani hanno bisogno di una parola, di una mano, e quindi penso che sia tutto in quell'ottica lì. Grazie. Ecco, allora lei se l'aspettava l'esplosione del baby cannoniere Tordini? Aspettarsi un'esplosione è difficile, però obiettivamente lui si è sempre allenato bene, ha sempre fatto tutto quello che deve fare, lo fa con la testa giusta, come tutti gli altri, perché oggi ha fatto due gol Tordini, il primo per merito anche di Nando, che anche lui, quando si è allenato con la testa giusta, e oggi ha fatto un Mastroianni importante, e quindi è sempre un contorno. Quando il contesto funziona e ti aiuta, è più facile esplodere, anche per un giocatore come Tordini, che ha delle qualità anche importanti. Noi dobbiamo essere bravi a fare questo, creare un contesto in cui il singolo venga esaltato, perché con il contesto giusto, avendo dei singoli importanti, soprattutto davanti, che sono... li conoscete, Iocolano, Morosini, Ganz, Mastroianni, tutti quanti quelli che abbiamo davanti sono giocatori importanti. Se gli si crea un contesto giusto, tecnico, tattico e anche morale, loro esploderanno anche gli altri, non solo Tordini. Certo, grazie. Una curiosità veloce, come ti sei trovato in questa Miliana un po' inedita, diciamo, con Masini? E comunque a me è sembrato che il vostro dinamismo fosse un po' la chiave per uscire da quella prima mezz'ora un po' difficile. No, io mi trovo molto bene, obiettivamente è un ruolo che sto cominciando ad apprezzare anche parecchio, il mediano a due, perché ho fatto una carriera a fare la mezzala, in parte il tre quarti, in parte il play, e dall'anno scorso che ho cominciato a fare il mediano a due, ed è un ruolo che, come detto prima, nel contesto giusto è... quando si crea un contesto giusto è sempre più bello giocare, ti diverti di più, funziona di più, è più efficace, e quindi obiettivamente mi sto trovando molto molto bene. Poi con Maso mi trovo bene a prescindere, ma trovo bene anche con gli altri, mi sono trovato bene. Il ruolo mi piace proprio parecchio interpretato così. Grazie. Tante domande. Come hai accolto il tuo vecchio amico?
Va bene, come ha detto il direttore, è stato scaramantico. È stato bravo a rimanere scaramantico, però amici poi ti rubano la bici. No, rubare la bici no, però è stato bravo a tenere la scaramanzia. Anch'io sarei scaramantico in alcune cose. Però l'ho accolto bene. Poi anche Simo, so che è un giocatore importante, quindi qualsiasi cosa ha già visto, mi può chiedere qualsiasi cosa e lo metto, sono a disposizione, che sia in campo, che sia fuori dal campo. Però ecco, poi ho una bella amicizia con lui, ma devo dire che c'è un gruppo che bisogna coltivare questo stato d'animo, perché abbiamo un'amicizia importante che ci lega a tutti. E quando c'è quella e c'è uno stato d'animo positivo ed equilibrato, si può far bene. Allora mister, nella prima mezz'ora, anzi per 28 minuti esattamente, non dico che c'è stato solo Legnago, ma quasi, no? Il Lecco stava soffrendo molto, poi quel gol lì vi ha un po' scombinato, perché voi siete andati alla ricerca immediata del pareggio e avete preso due infilate, insomma. Sono d'accordo con la sua analisi, però quando perdi 4-1 c'è poco da trovare degli alibi di qualche tipo, insomma. Quando prendi 4 gol lascia perdere il momento, la questione e tutto quello, insomma, hai preso 4 ed è comunque difficile dopo che una squadra li faccia in 2 minuti 3 come ha fatto l'Eco, li faccia in mezz'ora, cambia poco, insomma, è il risultato che conta nel calcio. Purtroppo è una sconfitta che non ammette nessun tipo di replica, anche se poi la mia squadra non l'ho vista così male, sono d'accordo con voi, però. Però intanto torniamo a casa, bei 2 ore e mezza di viaggio con 4 gol sul groppone e sono 2 ore e mezza di viaggio pesanti. Yes. È stata davvero una reazione, insomma, un po' troppo. Ma no, non c'è mai una reazione un po' troppo, dai. Poi le cose girano in una maniera o nell'altra, purtroppo noi sono 4 partite che becchiamo gol sul calcio d'angolo, di rifo, di raffa, o diretta o indiretta. Cioè, anche se siamo in 50 in area, la palla esce dritta, sono quei momenti dove devi tenere duro e con tutto rispetto, un'ottima squadra come il Lecco, insomma, noi abbiamo fatto la nostra partita. Dopo, ripeto, è una magrissima consolazione e quindi lo dico a bassissima voce, perché io quando prendo 4 gol mi vergogno e torno a casa e mi riesce anche difficile commentare. Ripeto, nel calcio conta il risultato, quindi il risultato dice 4. E questo non va bene. Ecco mister, mi perdonerà se non sono tanto dentro le questioni del Legnago, però prego. Rispetto alla formazione della prima buona uscita contro Mantova, mi sembra che abbiate cambiato parecchio nell'11 titolare. Come mai questo? Perché a me quelli che vanno piano durante la settimana non mi piacciono. Primo, perché quelli che avevano iniziato la partita domenica, quelli che si hanno giocato oggi dall'inizio sono quelli che hanno finito la partita di domenica, quindi fatto meglio, di facile lettura la cosa. Siccome secondo me soprattutto all'inizio bisogna trovare degli equilibri, non tanto di gioco, come si dice, sono puttanate ormai con 5 sostituzioni a partita, calcio è cambiato completamente secondo me. Soprattutto secondo me in alcune importanti questioni che riguardano la settimana, il lavoro settimanale, io non ho questa abitudine di dire squadra ha fatto benino, resta in campo. A casa mia non funziona così, non è mai funzionato così. Se uno fa 2 gol e dopo cammina, la domenica dopo si siede. Funziona così, a Legnago deve funzionare così. Non siamo Real Madrid, siamo una squadra modesta che deve cercare di tirare fuori le penne, quindi ha maggior ragione. Ecco, poi comunque ripeto, vanno trovati degli equilibri anche non solo calcistici, e poi il nostro modo di lavorare non dà alcuna differenza al fatto che giochi un altro tizio Caio, perché le cose le fanno tutti durante la settimana, è solo una questione di atteggiamento. Dopo sono io che faccio le scelte e onestamente ho fatto delle scelte del cazzo visto il risultato, perché questa è la realtà, è inutile cercare gli alibi. Le scelte le faccio io, sono scelte di merda. Complimenti. Beh, per l'autocritica. No, normale, insomma. Se perdo cosa faccio? Sta contento? È normale. Poi, ripeto, faccio io le scelte. Evidentemente ho fatto delle scelte di merda. Dai Giuliani, dimmi una cosa tu delle tue. Io ho il collega di Pietro dell'Arena. Dai, avanti. Lui c'ha quello che gli arriva da dietro che fa delle... Esatto.
che chiede un giudizio complessivo sulla prestazione e come si spiega l'inizio buono e poi invece come si è sviluppata la storia partita, c'è un problema di condizione e cosa rimprovera la sua squadra. Allora, se avessi il capello a punta e la sfera di cristallo, probabilmente alla mia età sarei già ampiamente a cazzeggiare in, in qualche spiaggia caraibica e non a rompermi i coglioni tutte le settimane su questi cazzo di campi di Serie C, non questo di Lecco, tutti in generale. E come dicevano giustamente i colleghi prima, secondo me l'atteggiamento iniziale e tutto quello che c'è stato non è stato male, non eccezionale, niente di clamoroso, però sono d'accordo sul fatto che ci siamo un po' disuniti dopo il primo gol preso, e questo non è proprio di una squadra anche mediamente esperta, nel senso che prendi gol dopo mezz'ora del primo tempo, adesso non lo so, c'è due terzi della partita ancora da giocare, c'è tempo, con calma, non ha senso prendere determinati gol. Però c'è anche un fattore che io non ho letto oggi, ma ho letto ben prima, probabilmente alcune cose che io propongo non sono adatte ad alcuni giocatori. E questa è una cosa che ho già letto e dico pubblicamente, che tanto loro lo sanno. Io prima le cose le dico ai giocatori e dopo ai giornalisti. Ci sono delle cose che non sono adatte a alcuni dei nostri giocatori, quindi vanno cambiate. E anche questo può spiegare alcuni disguidi che succedono durante la partita, anche magari in momenti dove sembra che facciamo bene, insomma. Però purtroppo, e anche qui, la colpa di questo cazzo di allenatore che siede in panchina, se io propongo a Zuliani di fare i 5 km, probabilmente Zuliani arriva ultimo. E io sono un allenatore del cazzo. Se ti metto a tavola, probabilmente arrivi primo con me, io, te, primi e secondi. Assolutamente. Se corriamo, arriamo ultimo e penultimo. Io sono un allenatore del cazzo. Muoio prima del Quindi ci sono dei fattori, secondo me quella della condizione è una cosa... Cioè, adesso con tutto rispetto, era 3-1, però alla fine ne avevamo molto più di noi dell'Ecco. Sulle gambe, ve lo dico io, non c'è dubbio su questo, quindi non mi interessa giudicare il Lecco se cala o non cala, sono affari miei, però dal punto di vista della condizione secondo me siamo in crescita. Dopo, noi non siamo una squadra di velocisti, ecco, abbiamo magari pochi con quelle caratteristiche. Mister, visto che ha parlato di giovani, vi faccio una domanda su uno dei nostri: se è piaciuto come è entrato Luca Zanetti? Zanetti è uno di quelli che quando lo metti, dovunque lo metti, che lo metti sull'argine del fiume, lo metti in campo, lui dà sempre il 100%, quindi gli ho fatto onestamente i complimenti a fine partita, perché è entrato da tre quarti, gli ho fatto fare la mezzala, ha finito da terzino dopo l'espulsione. Cosa vuoi che gli dica? È sempre da 10 e lode come atteggiamento, quindi peccato aver preso l'espulsione lì in quel momento, perché magari potevamo riuscire a fare una figura un po' migliore, non dico recuperare la partita, però. Anche le riunioni, gli arbitri fanno le riunioni, dopo decidono le cose diverse, non si capisce bene come funziona, poi gli chiedi spiegazioni, fanno... Vabbè. No, comunque certo, adesso, scusate, non è che è colpa dell'arbitro se abbiamo preso 4 gol.